Ragazze, buongiorno, benvenute in un nuovo vlog. Oggi sono particolarmente contenta perché mi stanno, aspettate che vediamo se riesco a farveli vedere. Non so se qua rende l'idea, comunque. Mi entrano finalmente questi pantaloni che avevo comprato un po' di tempo fa, saranno 2 mesi fa, e finalmente mi stanno. Ho messo anche una storia su Instagram. E sono molto contenta, anche perché prima proprio non mi entravano neanche di gamba, proprio nella coscia, non ne volevano sapere, quindi sono contenta che adesso riesco a metterli. E niente, ieri sera ho bagnato le mie piantine. In realtà me le ha bagnate Riccardo ieri sera, perché ero dietro ai bimbi. E basta. Allora, adesso voglio uscire con i bambini, visto che c'è una bella giornata, comunque non fa troppo caldo oggi. E andiamo a farci un giretto da Lidl perché ho finito delle cose tipo il latte, le cose un po' essenziali e poi prendere qualcosa da mangiare, anche perché ho quasi finito tutto, quindi qualcosina, non voglio fare lo spesone e caricarmi, però qualcosa per oggi a pranzo, stasera e domani magari sì, guardando appunto cosa ho anche io e Riccardo nel menù della dottoressa. E quindi niente, adesso mi spiccio. Vieni, Nala. Si fa chiamare sempre 200 volte. Vuole sempre stare sul balcone. Fosse per lei, sarebbe sempre sul balcone. E nulla, ora chiudo tutto. Mamma, cosa ho fatto? Ok, ora chiudo tutto. Ci conviene andare perché altrimenti viene tardi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Bubi e Federico sono qua. Se vuoi vedere un'altra laca, io gallo. Vabbè, andiamo, va. Allora, primo supermercato fatto. Sono Mamma, contenta perché ho fatto un affare. ho qualcosa di bere. Va bene. Prendo solo dei sacchetti perché, anzi, credo che uno basti perché devo prendere proprio due o tre cose, quindi. Noi qua in macchina abbiamo le scorte di sacchetti. Eh sì, li tengo perché adesso me li metto in macchina perché se no li dimentico a casa e servono un po' a poco. Sì, alla fine sto filmando di nuovo col telefono, verrà un mix. Pazienza, però con l'osmo. Attenta, Ale, che devo chiudere. E i due bimbi. Oh, scusate il dito. Dicevo, con l'osmo e i due bambini, le buste e il carrello è un po' complicato, ho paura che lei mi cade. Ho paura che mi cade e tutto. Andiamo a prendere il carrello anche qua. Dai. Vedete ragazzi, era questo che dicevo io. Cioè, c'è la mandorla senza zuccheri. Invece quella che aveva preso al Lidl era piena di zucchero. Vabbè. Allora, adesso vediamo un attimo. Volevo prendere giusto 1 litro di soia da avere perché mi pare che uno ce l'ho ancora. Prendo questo qua. Senza zuccheri aggiunti, perché a noi serve questo qua. Usciti ora dalla Coop. Perché io non ce l'ho tanta No, per niente, ma tanto ormai ci sono abituata. Anche oggi io e Fede ti avevamo preso un premietto, sperando facessi la brava, invece non te lo diamo. No, te lo daremo quando sarai più brava. Perché mamma oggi era da sola a fare la spesa e non mi hai aiutata. Mi hai fatto la monellina, quindi niente. Io ragazze spero che questa fase passi perché veramente c'è di una pesantezza proprio allucinante, cioè passa proprio la voglia di portarsela dietro, cioè mi spiace, ma è così, cioè è proprio una fase che non sta brava, cioè non, io mi ricordo, cioè per quello che mi ricordo, sì, per quello che mi ricordo, poi magari i miei testimonieranno il contrario, sì, anch'io ero logorroica e parlavo tantissimo, e quello, vabbè. Però io mi ricordo che bastava che mio papà o mia mamma mi lanciassero uno sguardo e la piantavo, cioè lei proprio non ha nessun timore, cioè proprio sfacciatissima.
E questa cosa non mi piace proprio per niente. Infatti, vabbè, ma che c'entra quello? Che stavo sempre brava. Sì, ma lei è più iperattiva di te, avete proprio due caratteri diversi. Io per sì, però veramente nonna, mamma mia, stressantissimo come situazione. Poi far la spesa, cioè proprio fare ste cose qua, finché è una commissioncina, ma quando devi fare spesa poi prendimi questo, prendimi quello, prendimi quell'altro. Vabbè, è una fase, c'ha comunque 3 anni, passerà ragazze. Sicuramente, come mi dite in tante, quando andrà a scuola cambierà da così a così, perché comunque vede altri bimbi e quindi crescono in fretta poi quando vanno a scuola, e quindi si responsabilizzano anche un pochettino nel loro piccolo, ovviamente. Niente, andiamo a casina e scarichiamo la spesuccia. E abbiamo comprato un po' di cose, adesso anche alla Coop avevo ancora 3 buoni. Oh, sta volando 3. Avevo ancora 3 buoni e quindi volevo sfruttarli così da pagare meno. E poi alla Lidl sono contenta che ho trovato queste cosine, ma vi dico bene poi adesso che arriviamo a casa. E speriamo che Aaron abbia fatto il bravone. E Nala so già che sta brava, però. E quindi per quello che non lo dico e non la nomino, non perché abbia preferenze come mi è stato detto, anzi voglio bene a tutti e due i miei pelosoni. E però Aaron è piccolo, ha 5 mesi fatti ieri, quindi ci sta che possa fare un po' più di casotto. No, non è Aaron piccolo, è grandissimo. Lui è grande, ma c'ha solo 5 mesi in realtà. Pensa quando avrà un anno. Tra l'altro ieri, guardando un po' su internet, ho visto che le taglie grandi come la sua, che arrivano anche oltre i 60 kg, 65 dovrebbe arrivare lui, crescono fino a 15 mesi, un anno e mezzo, no? Non si fermano all'anno, infatti il che mi preoccupa è perché ha 5 mesi ed è già un colosso. Cosa vuol dire? E via. Allora, tornate a casa. Vi faccio vedere prima la spesa Lidl, poi la spesa Coop. Allora, vado un po' a caso in base a quello che c'è davanti, perché sennò mi si incastra tutto. Mutandina solito per la notte, perché ormai di giorno è sempre senza. Poi ho preso questo mix di peperoni. Ho preso questi qua lunghi perché sono più comodi da mettere in friggitrice quando voglio fare come l'altra volta, che li ho fatti arrostiti, ma in friggitrice, quindi riuscivo bene a spelarli, mi sono trovata bene. Però quelli grossi ce ne stanno pochi, invece di questi almeno ne metto un po' di più, ci stanno di più. Poi ho preso questo contenitori per il frigo. Erano a 3 euro, 3,99 euro, può essere una cosa del genere, ce ne sono 2 e li volevo prendere appunto come nell'immaginetta qua, per metterci tutti i formaggi in uno, che solitamente sono sempre un po' sparsi, e nell'altro non lo so, devo vedere, mi organizzo, magari gli yogurt, quelle cose che non sai mai dove infilare, le metto tutte qui, almeno è più ordinato. Era già un po' che lo volevo prendere. Poi abbiamo un volantino dei viaggi per dare un'occhiata. Poi salute. No. Poi abbiamo i succhi di frutta alla pera, questi della yoga perché erano in offerta. Poi un Philadelphia light, una confezione di fettine di vitello, poi una confezione di cordon bleu di tacchino e pollo, che devo mettere subito in frigo. Poi ho preso un Autan Junior per i bambini, anche se in realtà qua ci sono pochissime zanzare, ma quando ci sono, cioè quell'unica che gira, che c'è, si disseta bene, mettiamola così, quindi comunque l'ho preso, specie per i bambini e junior questo. E
poi l'affarone di cui vi parlavo, ho trovato l'ultima confezione di questi qua che volevo prendere. Li avevo visti da Debbie G, sapete che io la seguo tantissimo, mi piace tantissimo, e lei mi pare non li avesse acquistati, ma ha fatto un video dove andava alla Lidl e aveva proprio aperto la scatola e li aveva fatti vedere, e io cercavo una cosina del genere di diverse misure per mettere in uno magari la pasta più utilizzata, in un altro ci metto un po' di pasta integrale per noi, poi ho pensato a questo qua più piccolino. Questo qua più piccolino ci metto un po' di riso rosso e in questo qua magari il riso normale e del farro. Insomma, volevo un set per ripulirmi il cassetto lì sotto che è pieno di pacchetti, e sono contentissima perché essendo l'ultima scatola me l'hanno scontato. Invece di 8,99€ l'ho pagato 6,29€. Quindi l'ho pagato ancora meno, sono felicissima. E poi ho 2,10€ in meno perché Fede mi ha fatto il calcolo. No, aspetta, perché poi era 6,29€, non 6,80€, quindi ancora meno. Io ti ho detto 6,80€, 8,90€ costava prima, ma era 8,99€, quindi 9€ praticamente. Quindi no, ho risparmiato ancora di più. Ma cosa ti ha detto mamma quando uno parla? No, perché adesso pranziamo. Poi sempre al Lidl avevamo preso questo, ma nulla, vero Fede? Prossima volta, perché questa volta proprio sarebbe darle il premio per come si è comportata, quindi no, no e no. E poi ho preso la spray mop per del Lidl, questa qua. È carino, vero? No, ma infatti spiegavo a Fede che in realtà per sotto questa per me non va bene, perché si sporcherebbe tantissimo, sarei sempre lì a lavare i panni. Per le camere invece su, quindi le due camerette, il bagno di sopra e camera nostra da letto più lo studio, è perfetta perché non si sporca particolarmente, ci metto un po' di soluzione alcolica oppure ci metto il nuovo detersivo che ho preso, che mi sto trovando benissimo, il Simil, c'è Aaron che gioca con la sua coda, il Simil Lisoform e vabbè, ce n'è anche un altro profumato, insomma come mi gira ci metto un pochino di acqua, cioè ci metto l'acqua con un po' di quella. E, insomma, lo sto vedendo tanto su YouTube ultimamente, ho voluto provarlo anch'io, però ripeto, solo per sopra, perché sotto sinceramente con i due cani, i bambini, sarebbe sempre sporco, nerissimo, quindi lo tengo su, perché tra l'altro io quando lavo giù ho il secchio che mi trovo meglio, mi trovo più pratica e mi sa più di pulito, specie per sotto, quindi aspiro, lavo sotto col mocio e la soluzione disinfettante. Però tutte le volte non vi nego che portare il secchio comunque al piano di sopra con il mocio è un po' una rottura di scatole. Invece con questo ci metto un po' di soluzione alcolica o appunto questo disinfettante che ho io, che profuma di ha un profumo buonissimo, adesso non mi viene il nome, dopo ve lo faccio vedere, e do una passata, una rinfrescata alle camere e al piano di sopra, quindi l'ho voluto prendere principalmente solo per il piano di sopra. E basta, questi sono i super acquisti Lidl, le super occasioni. Busta cotta. Tra l'altro poi non vi ho fatto sapere, Aaron è stato bravo. L'unica cosa è che quando ci ha visto entrare dalla porta gli è scappata la pipì per l'emozione, poverino. Però solo quando abbiamo aperto, prima non abbiamo trovato nulla, neanche la pipì. Allora, alla Coop, visto che avevo questi buoni ancora da sfruttare, ho preso l'insalatina, che è veramente, ragazze, cioè 1,60€ un sacchettino di insalata, cioè stiamo arrivando a livelli assurdi, sono rimasta scioccata. Poi 10 uova normali, poi abbiamo preso queste che Fede voleva prendere già l'altra volta, poi ci siamo scordati. Poi hanno voluto i pane choc, il gelato, questo qua con le amarene, un po' più fresco invece che i soliti cioccolati, vaniglie, eccetera. Poi ho preso il riso rosso, così lo metto nei miei contenitorini.
Poi ho preso adesso per pranzo, che a loro piacciono un sacco, questi sorta di raviolini di Giovanni Rana alla zucca, sono buonissimi. Volevo prenderne due, ma tanto io non li potrei mangiare, anche se avrei voluto per rapidità, però non li posso mangiare, poi costavano una schioppettata, quindi va bene per loro. Poi ho preso il salmone affumicato, anche questo una ladrata, però almeno qua ci sono 150 grammi e quindi ce ne ho per un po'. E per fare il farro, quando devo fare quella ricettina, farro e zucchine, che è salmone appunto, buonissima. Poi ho preso questo petto di pollo, fettine sottili. Poi ho preso il finish, solitamente prendo le sottomarche del sale per la lavastoviglie, però questo qua ha 100% di protezione in più dai residui di calcare, pure al 99,9, quindi ho preso questo, costava pochi centesimi in più e via. Poi ho preso, così per una volta gli faccio la festa a Riccardo, che ama il piccante, visto che nella dieta ovviamente non c'è più queste, non ci sono più queste cose, però che fai? Non ci sono più queste cose, quindi vabbè, per una volta gli farò poi la pasta magari integrale con questo sugo piccante. E poi per i bimbi ho preso questo qua, perché ragazzi, d'estate mi rifiuto categoricamente di mettermi a fare il ragù, fa troppo caldo. Non ho voglia, sinceramente, quindi ho preso questo qua, che secondo me è uno dei migliori ragù pronti che ci sono, sono buonissimi, il gran ragù classico. Poi Fede ha voluto provare questi, cioè provare, li avevamo già presi diverse volte, però li ha visti, li ha voluti prendere, questo formaggio spalmabile con i grissini, da fare una merenda un po' diversa per i bimbi. Ale invece si è scelta il mumu. E poi ho preso due confezioni di latte parzialmente scremato, giusto per non caricarmi come un mulo, ne ho prese solo due, tanto due lo bevono solo più bambini, il latte di mucca, e quindi dura tantissimo, cioè mi dura 4-5 giorni, anche di più, una settimana. E poi ho acquistato un latte di soia senza zuccheri aggiunti, per noi, da avere uno in più, perché non mi ricordo quanto ce ne sia ancora nella bottiglia che ho in frigo, e quindi così. Questo è, adesso vado a sistemarmi tutto e metto su l'acqua, così gli faccio subito questi perché è tardi, e magari a Ricky gli faccio un piatto di pasta integrale con questo, perché oggi sono un po' di corsa, quindi l'ho preso per oggi. E io mi farò una bella insalatona, mi sa, ci metto qualche pezzetto di salmone affumicato, un po' di feta che devo finire, e voilà, ho l'insalata, magari anche due olive e basta. Oggi va così perché sono di stracorsa, è tardissimo, siamo arrivati che non ho l'orologio, ma faccio così per abitudine, l'una e un quarto, è tardissimo, quindi l'unica è che mi faccio un'insalata, allora metto su questo e Riccardo un po' di pasta integrale quando arriva con il sugo piccante. Tra l'altro sono arrivata alla cassa e era già rotto, infatti vabbè, l'abbiamo cambiato, me ne ha fatto prendere un altro, meno male che me ne sono accorta in cassa. Meno male che me ne sono accorta in casa, se no te ne avevo rotto. Con Philadelphia, la ricotta che è aperta, la feta, sono sempre tutte cose un po' lì che non so mai. Magari ci metto pure l'albume qua davanti, il burro. E questo tappo è da buttare. Fanno sti cartocci col cartoccio che si... No, ma è acqua. Si ammoscia tutto. Thank you.
Buona Allora ragazze, il detersivo di cui vi parlavo, quello per i pavimenti, con cui mi sto trovando molto molto bene, che ho preso a Lidl, al profumo di bergamotto, che prima non mi veniva il nome, bergamotto, è buonissimo ed è disinfettante. È multiuso, però io mi trovo bene a usarlo per i pavimenti, in teoria è nella sezione con i detersivi per i pavimenti, però... Vedete, ve lo dice anche qua, come disinfettante, versare il prodotto puro sulla superficie, lasciare agire per 15 minuti al termine del sciacquare. Io in realtà lo metto nel secchio, metto due tappi nel secchio. Invece come detergente per lavelli, cucine, pavimenti, bagni, docce, servizi igienici, cioè potete usarlo veramente per tantissime cose e ha un profumo, a parer mio, molto buono, quindi vi consiglio di provarlo. È buono, mi piace. Allora, devo ancora sistemare delle cose perché le devo andare a mettere di là in dispensa, non ci sono ancora riuscita. Adesso faccio tutto, anche perché poi tra un po' voglio iniziare un altro vlog, così mi porto avanti. Poi volevo anche lavarmi i contenitori, ma mi sa che questo lo farò nel vlog che vedrete domani, perché sennò diventa troppo lungo. Però almeno il mop, lo spray mop, lo volevo aprire con voi. In realtà io l'ho scoperto, perché non sapevo neanche della sua esistenza, dal video di Nicole, che saluto se guarda questo video, e ho visto che l'ha preso da Pepco. Però è uguale e sì, costa qualche euro in più questo qua, però ho già due pannetti. Ho visto qua già a Lidl che c'è scritto 2x, vedete? Quindi avete almeno già il ricambio, cosa che da Pepco non ce n'è soltanto uno. Vero che costa di meno, però ce n'è solo uno. E quindi bisogna poi aggiungerci... Ok, ho subito rotto la scatola, fantastico. Bisogna poi aggiungerci... il prezzo del pannetto in più, uno o due che uno vuole, insomma. E quindi appunto lei ne parlava molto molto bene, quindi per quello mi sono convinta, ma ripeto, principalmente per il piano di sopra, perché appunto Nicole, se non erro, non ha animali, e quindi avendo due cani, sinceramente usarlo sotto, cioè ho appena aspirato tutto, proprio tutto lindo, allora sì. Però sinceramente io al piano di sotto, ragazze, ho la lavapavimenti, che comunque mi aspira e lava nello stesso tempo, quella della Dreamy che mi era arrivata verso Natale in collaborazione. Poi ho il robottino, l'aspirapolvere, e sotto sinceramente, essendoci Aaron, che comunque è ancora un cucciolone, mi trovo meglio con il mocio e via. Però per il piano di sopra sono troppo contenta di averla presa, anche perché lei ne parla veramente veramente bene. Allora, qua ci sono i due, vabbè, il librettino, i due pannetti, piacciono un sacco di questo colore, anche perché bianchi almeno si possono mettere ad alta gradazione in lavatrice, così disinfetta per bene. Poi c'è il primo pezzo con il, come si chiama, il dispenser dell'acqua, insomma non mi viene il nome, e poi c'è l'ultimo pezzo che è quello con lo spray e poi la parte della scopina che adesso vado a montare. Metterci altro. Ok, così se è tutto a posto butto anche la scatolina, così vediamo. Quindi, allora, aspettate, cioè, sto cercando di capire. Ma questo qua è un tubo che non va da nessuna parte, quindi c'è qualcosa che non quadra. Guarda. Vediamo un attimo se c'è un disegno, un qualcosa. Ah, ok.
Ho sbagliato subito lato, ragazze, perfetto, ho capito tutto proprio. Ok, quindi questo è attaccato. I pannetti, come si attaccano i pannetti? Si incastrano come quello della cosa per... come quello che avevo una volta per lavare nella casa vecchia. Questo penso sia per sganciare. Ah, ma c'è anche questi. Quindi lo si può usare anche come per metterci panni cattura polvere, secondo me, perché c'è questi così qua. Io magari mi sbaglio, non c'entrano nulla. No, no. Non c'entra nulla. Questo si piega e poi... e poi si rischiaccia e lo incastra. Però questi qua, volendo, se io ci metto un panno cattura polvere, lo giro e lo vado a pinzare qua, perché mi ricordo che nella scopina cattura polvere avevi proprio questi che andavi a pinzarci il pannetto. Secondo me è una doppia funzione, volendo, comprando i panni cattura polvere. E poi questo, mamma, ha fatto clack. Questo qui, ok, questo qua l'abbiamo schiacciato sopra. Questo è l'altro pannetto, che carino che è. Adesso devo capire il contenitore. Si tira, si apre tipo bottiglietta e si riempie, quindi io ci metto già un pochino di questo. Direi così perché comunque ci sta poca acqua e poi ci aggiungo l'acqua e lo proviamo insieme. Ragazze, lo abbiamo provato al piano di sopra, subito non funzionava, in realtà avevo messo il... Fede mi continuava a dire, forse l'hai messo al contrario, ma no, ma no, ma no. Alla fine era messo al contrario, quindi poi sono riuscita a farlo funzionare ed è comodissimo, specie per sopra. E ho fatto una breve prova, poi magari non nel prossimo vlog, ma in quello dopo ancora... in cui farò un vlog dal mattino, magari lo proviamo meglio insieme, però ho fatto una prova veloce, fantastico. E niente, io penso che vi saluterò qua, anche perché è lunghissimo, già ho iniziato a montarlo ed è lungo e poi devo iniziarne un altro. Vi mando tanti bacini e ci vediamo al prossimo video. Ciao.